Radio Luna. Oggi ricordo di essere in onda insieme ad Andrea Di Meo, questa volta l'ho letto bene. Benissimo. Di Montis Aquilis. Perché avete scelto il nome in latino per fare i fighi che voi esattamente a cultura state proprio? No, allora nasce da un po'. Io purtroppo ho questo problema di essere archeologo di professione, quindi vabbè, poi me la taglieranno, ma viene spontaneo, quindi un po' deriva da questa cosa, da un po' dalle mie ricerche che ho fatto sul paese. Quindi tu sei archeologo e sì, intorno sì. A Montaquila, insomma, c'è più di qualcosa. Ah certo, sì, sì. C'è molto, molto, molto. Ma voi nell'ambito quindi delle iniziative, il Montis Aquilis sfrutta anche le tue conoscenze personali, con tua grande non solo gioia. Le mie, non solo le mie, ma quelle di tutti gli associati. Ci sono, c'è anche un'altra ragazza archeologa entrata da poco. Ci sono varie specializzazioni nell'associazione. Ci sono artigiani, ci sono liberi professionisti e quindi molti giovani ragazzi. Molti. Gli anziani che fanno? Gli anziani mangiano. No, gli anziani anzi ci sostengono e ci aiutano, ci portano, insomma, cercano di portarci avanti anche da un punto di vista di ricordo delle tradizioni. Eh beh, è chiaro, voi le tradizioni, allora ci sono alcune tradizioni, essendo tu archeologo dovresti insegnarmelo questo, che vengono tramandate soltanto con la parola. Da un po' di tempo a questa parte vengono tutte quante scritte, però ce ne sono tante che vengono tramandate con la parola. Certo. E quindi avere al vostro interno qualche persona che è un po' più age, vedi, ho fatto il figure io, che è un po' più age, qualche cosa ve la possono ricordare. Ma il piatto tipico di Montaquila, oltre a questo mega frittatone panettone, anche qualcun altro, cioè avete proprio per esempio cavatelli e frittata, ho detto una cosa inenarrabile. No, però, allora, ma innanzitutto la frittata non è un piatto tipico espressamente di Montaquila, ma è tipico di tutta l'Alta Valle del Volturno, quindi anche dei paesi vicino, sì. Fornelli, Colli a Volturno. È facile da farsi, storicamente tu riempivi, sì, il piatto con la frittata. Riempivi il piatto e riempivi soprattutto lo stomaco e la mente di energia, perché appunto un lo piatto stomaco. Ricco. Io ho sempre fame, a me una frittata mi fa un baffo, non so a te. Oddio, è da provare la nostra però, non so, non saprei. Ma mica la gonfiate con il latte, no? No, assolutamente, vietato. Ah, quindi vietato. È vietatissimo. Vietato. Durante la festa qualcuno ci ha chiesto il panino frittato e maionese, io mi sono, ma no, mi lo sono rifiutato, assolutamente, dal mi sono rifiutato categoricamente. Perché ce lo mettete il ketchup? No, ma un paese no, vicino, qui per no. Montis Aquilis è un'associazione culturale che si occupa di divulgare le bellezze del paese di Montaquila. Quanti abitanti fa attualmente Montaquila? Allora, Montaquila adesso fa 2600 abitanti. Bella miseria, è grande. È grandicello, è, diciamo, è il quinto paese della provincia di Isernia per numero di abitanti, quindi abbastanza. Diciamo Montaquila capoluogo, perché c'è questa distinzione da fare, sono tre frazioni. Sì. Montaquila capoluogo è quella che, essendo in collina, è il posto che soffre un po' di più lo spopolamento. Ah. Poi sono le altre frazioni che sono, diciamo, più a portata di mano, sono più vicine alla statale, quindi di conseguenza la soffrono un po' di meno. Soffrono un po' di meno per la facilità di arrivare a Isernia, a Benafro, Campobasso. Tu dove abiti? Centro storico? Io abito sì, sopra, paese, Montaquila, Montaquila capoluogo. Montaquila capoluogo. Quindi la sede del comune è lì. È lì. Cioè sì, fisicamente sì, è sopra. E sotto ci saranno le villette, in urbamento un po' diverso. Le feste si fanno tutte su. Le feste, ogni frazione ha la sua festa, poi ovviamente ci sono le feste patronali che si fanno su al paese, diciamo al capoluogo. Come piace al capoluogo, sì, mi piace. Io di Campobasso sono un po' rosicante in questo momento. Caspita, no, devi vedere quelli di Isernia che sono ancora più vicini, sentono capoluogo, Montaquila. Ma come capoluogo? No, vabbè. Ma 2600 abitanti, sì, è vero che subite lo spopolamento, ma lo subite in maniera minima. Sì, perché insomma 2600 abitanti sono tanti. Noi abbiamo tanti paesi nell'Interland di Campobasso e di Isernia che hanno 150-200 certo. abitanti. Insomma, là la vedo un po' più dura a organizzare certo, una certo, festa. Certo. E se ti chiedessi quindi che tipo di musica ami, che mi diresti? Allora, io ho spazio per questo punto di vista e mi piace dalla world music, ovviamente seguendo le tradizioni popolari, ma mi piace molto il rock, mi piace il rock anni 60 e 70, mi piace anche la musica, diciamo, contemporanea di un certo tipo, soprattutto le etichette indipendenti.
Ah, le etichette indipendenti, sì. Però io mi sento offeso perché hai detto io sono un archeologo e mi piace la musica anni 60. Allora, io sono un... quindi ascolto la musica non era mia intenzione. E tu sei archeologo. Bellissima questa cosa, no? Mi piace, guarda, quelli che ci stanno ascoltando per radio penseranno, ma questi due sono pazzi. E probabilmente hanno ragione. Può essere, hanno ragione.